Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo video di giornata. Oggi andremo a giocare i Gammozzi, personaggi completamente rinati grazie all'uscita di Sealpurple e al conseguente buff agli androidi. Non fatevi ingannare dal colore perché ragazzuoli questi due sono letali. Pur essendo gialli sono assolutamente top tier e penso anche uno, se non l'unico giallo che gira parecchio in questo meta. Sono davvero fortissimi contro Gokuze, in particolare nel matchup contro lui, ma tranquilli che dopo vi farò vedere. Li giocheremo ovviamente in droids, questa è la miglior lineup che potete fare, le ho provate praticamente tutte. Per gli equipaggiamenti dovete farmare il nuovo platino per droids, ora ve lo faccio vedere, che è quello con la faccia di Cell che si farma tramite coop. Purtroppo io ancora non ce l'ho farmato bene perché è questo qui. Comunque farmatelo che vi do un bel doppio pulo sia sulle Blaster che sulle Strike, e i Gammozzi comunque servono. Detto questo, andiamo subito in PvP. Partiamo subito con un bel mirror proprio contro droids con i Gammozzi. E i Gammozzi, ragazzi, in questo matchup sono fondamentali. Sono sicuramente il personaggio più... Dai, perché full pugnetti? Perché ha laggato? Più importante da tenere in considerazione nel match, sia per la standby, sia perché corre dietro contro tutti, e a sé ovviamente a favore, è davvero una bella belvozza. E la standby, appunto, come vi dicevo, è letteralmente game changer, soprattutto verso il late game in questo matchup. Poi contro Gokuza e Gamma sono qualcosa di clamoroso, tipo anche contro lui, questi due sono assurdi. Ho già il gauge pieno, ma qui la combo avversaria non finisce più. Ma 70 combo. Beh, tra Cell e Gamma i droid si fanno robe infinite. Ok, finalmente siamo entrati. Facciamo uno switch e prendere l'anticover. Andiamo dritti. Ok. Possiamo continuare, nessun problema. Vado di Blast, metto MVP. No, e allora possiamo riswitchare. Vai, vai. Veloci con questo gauge. SM, metterà MVP sicuramente. Eccoci qua. Però un bel po' di danni. Una standby presa, ci siamo. Ok, ma se metto Cell, la verde schiva. Non sai che forse per riuscire a prenderlo. Pugnetti, ve? Non mi dirà niente. Immaginavo. Però qui, bro, hai sbagliato del tutto. Ho preso anche. Mamma mia, i danni di Cell non c'hanno senso. Ho preso anche l'anticover. Possiamo continuare tranquillamente la nostra combo. Però vorrei far entrare un po' i Gamma, adesso li facciamo entrare infatti. Andiamo dritti. Possiamo riswitchare, fare così. Purtroppo non ho più carte, tiriamo l'SM. I Gammozzi ragazzi, grazie a Cell, grazie ai droids in generale, hanno preso un buff in confronto allo scorso meta, che davvero non ha senso. Non me l'aspettavo. Davvero senza un senso logico. Anche perché prima sì, si potevano giocare perché erano buoni, però purtroppo è uscito Vegito, colore rosso, loro come gli elf faticavano troppo, la lineup non era completa perché c'erano Gamma MVP e mancava il terzo di spessore. Da quando è uscito Cell, mamma mia ragazzi, che bestie. Che bestie, poi sono fortissimi contro Gokuza, contro matchup appunto, contro droids, contro Loe, servono, sono fondamentali. C'è Goresha che l'ha messo persino in top 4, forse un po' esagerato, questo ditemelo nei commenti, però mamma mia. Li amo. Niente, qui io metto i Gamma, tankano e tra poco possiamo finalmente far partire anche la standby. Facciamo verde. Ok. Switchiamo. La prossima è standby, guys. Dobbiamo stare attenti a Rising Rush, solamente a quello, infatti farò un take all. Ok, abbiamo schivato il chilling. Ottimo! Qui riusciamo anche ad andare in combo, tanta roba. Eccoci qua. Eccoci qua, standby che secondo me prenderà una kill garantita. Forse tranne proprio contro i Gamma avversari che possono tankare. Però vediamo un secondino di gestirla. Vediamo un secondino di gestirla sta standby. La farò esplodere magari su un Cell oppure su dei Gamma, però non full HP. No, è Rising Rush. Volevo aspettare un pochino in più. Ah, sto male. Sto male. Sto per far morire Cell. Però serve davvero. No, 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 non serve. Ok, parte anche la sua di standby. Vediamo quale parte prima. Sul late game è interessante. È interessante. Ah. Devo rusharli questi.
Questi devo rusharli. Allora, se rush adesso chi mette? Cell. Io lo faccio. Lo faccio. Perché in caso, vabbè, muore Cell. Perfetto. Immaginavo. E MVP non ha più l'endurance, se non erro. Poi sì, possono esplodere i suoi gamma, però devono ancora esplodere i miei. Poi devo ancora morire il mio di Cell. Secondo me siamo ugualmente in vantaggio. Questo Rising Rush è buono, anche magari per un probabile... Oddio, inaspettato team up, non penso che esca in team up questa partita. Però sono 13 milioni su Rising Rush. Ok. Esplode Cell, rimaniamo locati con i gamma, che da questo punto esplodano anche loro. È un continuo di esplosioni. Vediamo un attimo questa partita come si può gestire. Facciamo così. Se riesco adesso faccio lo switch. Ok, non li ho fatti esplodere, manca un puntino proprio. Va bene, mi muore MVP quindi. Forse è meglio se moriva Cell, Purple. Decisamente, però ci siamo ormai. Ok, esplosione contro esplosione. Mamma mia, che bordello. ma non riesco a one-shottarli, mi sa loro, eh. Uscito meglio lui. Uscito meglio la situazione. Non doveva morire MVP più che altro. Però va bene, calma. Ottimo, ora siamo in vantaggio noi. Mamma mia. E comunque, come vi dicevo, guys, questo matchup completamente caricato da Gamma. Era letteralmente un Gamma contro Gamma, ma il matchup Droids è così. Loro sono fondamentali per la standby perché è un matchup comunque che non è veloce, Droids contro Droids. È un matchup lento che va sempre quasi a finire in team up. Quindi riesci sempre a tirare, a meno che uno dei due non sbagli qualcosa, si faccia ammazzare Gamma, la standby. E la standby, come avete visto, fa vincere la partita. Poi Cell MVP aiutano, ovvio, però i gammozzi in questo determinato match sono importantissimi. Ma adesso andiamo con i prossimi game perché vorrei obliterare dei Gokuza. Allora, siamo contro Future con Gokuza, ok, classico Futuruzza. In realtà questo... No, ho visto troppo tardi il tutto, mettiamo MVP. In realtà questo matchup non mi dispiace perché fino a quando abbiamo Gokuza contro, va bene, va benissimo. I Gamma possono tenerli a bada, anche se purtroppo, vi ripeto, il giro del Future dà molti problemi ai Droids, perché è una bella bestia. La bella bestia è difficile da contenere. Mettiamo il Cellozzo, ok. Bene. Ok. Questa abbiamo tankata. Verde in mano? Se non è verde in mano potrebbe avercela. Dai. Male. Va bene. Cioè MVP lo tiene, Però a questo punto potevo far rimanere i Gamma. Per questo vi dicevo è difficile poi contro Vegito. Magari se hai 4 blast in mano, andare in combo. Non sai se la verde è un macello. Se ti prendi Gamma ti fa tanto male. Però, calmi. Siamo ancora stra safe. Rimaniamo con MVP per adesso. Mettiamo Cell. Come al volo Cell. Vediamo se può rushare. Può rushare? Lo sapevo. Ma ero sicuro di questa roba. Lasciamo Cell che gli farà danni. Loccherà Gokuza. A questo punto posso andare in combo e vediamo se riesco ad ammazzarlo. Non penso, però vediamo. Invece no. Invece no perché glielo pariamo. Ok, meglio. Andiamo anche in combo, ottimo. Facciamo così. Perché non avrei l'anticover? Un po' manca per il gauge. Pescare una carta. Niente, unlucky. Un po' unlucky. Questa è sfiga. Però non ci ha fatto praticamente niente, grazie al nerf di MVP. E a recupero HP, ovvio. Ottimo. Se riesco a fare lo switchino, eccolo qui. Adesso lo facciamo subito. No, dai, non puoi pescarmi la verde in sta condizione. Vai, prendiamolo, ma non penso che lo ammazzi. Bam. Ok. Ok. Sempre questo timing con i pugnetti un po' così, un po' strano. Devo usare se special. Cioè, sono pieno zippo di SM e non me ne faccio assolutamente nulla. Va, adesso sto calcio in testa. Oddio, ma cos'era? Una pallina betto o delle blast? No. Dai. Ok. Non pensavo avesse quello switch, però sono riuscito veramente a prendere il timing. Mamma mia, Cell. Poi il bello è che il Future comunque, almeno questo con Gokuza,
ha zero cover speciali sulle blast. E visto che Droids è un team full ranged, vai sempre dritto nelle combo, è davvero zero problemi, zero intoppi, e fai danni che sono clamorosi. Bellissimo. Ovviamente Gokuza viene shottato sia di Gamma che da Cell, per questo che vi dico che Gokuza contro Droids, dico che fanno niente, ma comunque sono belli, belli counterati. Allora, io e Gamma... quasi li metterei in sacrificio qui, eh. Però vediamo, secondo me... nerfata, 3 milioni e 100, prima combo in cover, secondo me tankano. Ho questo presentimento. Ho questo presentimento. Eccoli. Eccoli. Lo so, belli solidi, vai. Passa Nappa per 2 HP, quindi se solidi sono solidi. Poi c'è anche l'autodistruzione. Niente verde in mano, possiamo continuare. Altre blast. E vi ripeto, con le blast lui non può fare niente perché non ha cover speciali. E i gammozzi la cucinano ancora. GG. Ah, vi assicuro, guys, vi assicuro che Droids contro Loe, ma in particolare giocare Gamma contro Loe, penso sia uno dei miei matchup preferiti. Perché contro... cioè, quando giocavo a Vegito, questa roba era il mio inferno. Il mio inferno, vi giuro, vincere era impossibile. Anche perché questa lineup Loe countera tantissimo la lineup Universe Rap con Vegito e MVP Gokuza. Adesso che gioco Droids, penso sia uno dei matchup più facili. Ve lo giuro. Penso sia uno dei matchup più semplici da affrontare. Allora, cominciamo. Ovviamente il suo switch a Frieza, la parte più grossa, a cui dovete stare attenti perché vi farà comunque danni. Non avete colori di vantaggio con cui coprirvi, però avete MVP, potete smezzarvi le combo. Avete il Gammoz, avete Cell. In caso poi Gokuza vi ammazza... questo tizio è pazzo. E nel caso in cui Gokuza vi ammazzi Cell, ok, rimanga staccato nella tua distruzione e muoia, a quel punto il game praticamente è vinto. Perché, come ben sapete, questo matchup, se gli prendete Gokuza in qualsiasi modo, avete praticamente svoltato il game. L'avete portato a casa. Ok, bel change. Qua SM metterà Frieza Revival, sicuramente a tankarla, ma... tranquillo, un'altra combo e qui uno muore. Che sia la Revive di Frieza, che sia Gokuza, che sia Frieza Purple. Preso, va bene. Non è fatto nemmeno chissà che. Devo autodistruggermi, ma non contro Frieza Revive, ovvio. Non posso sprecare stand-by contro una Revival. Aspetta, faccio un bel PV ora, no. No, ma è Racing Crash. Bro, il mio Racing Crash, tu lo sei scordato. Ah, male. Qui devo lasciare Gamma, però poteva lasciarmi in caso, quindi va bene così. Allora, quasi lascerei morire Cell. Però poi Gokuza ci muore? Non lo so, non voglio rischiare per adesso. Per adesso non voglio rischiare. Ok. Non può ancora lasciarmi, non può ancora lasciarmi. Quante volte tiri? Andiamo con i Gamma. Non c'è problema. Comunque lì volevo lasciarlo prima al Lucky. Allora, prendiamo la standby. Qua potevo persino Racing lasciare, che ha fatto un quick attack. Vediamo se tira qualcosa post. Ok. Che gioca molto aggressivo questo uomo. Vediamo se riesce a tirare un tackle. Eccoci qua. Eccoci qua. Adesso il game penso sia completamente finito, per il semplice motivo che Gokuza muore, rimangono i due supporti, mi devo ancora autodistruggere, un altro morirà, magari non nella piante di Frieza, almeno prova a non fargli... perché tutto questo discorsetto, se poi mi pare Racing Crash. Vabbè, non siamo uguali, non ormai, non siamo uguali, non siamo uguali. Andiamo di Blast. Ok. E quanto SM c'hai? 1,5 miliardi? Metti Frieza Purple? Sì. Bravo. Vabbè, è un po' scontata questa, però ci siamo. E adesso però se metti Gammozzi, manca poco, la distruzione. Quindi io mi autodistruggo. Morto. O si autodistruggeva contro Frieza Purple oppure contro Gokuza. Ha scelto ovviamente Frieza Purple. Uno morto, ha tirato ultimate, gli altri rimangono con mezzo HP. Eccoci qua. Nel chilling. Cell, vai, entra. Cover. Via. Facciamo così. Il bello è che adesso mi muore Cell. Ha un altro personaggio morto perché non può difendersi in nessun modo. Sì, ma bro, la vita è brutta. Che è verde così aggressiva, non mi interessa. Cos'è questa? Oddio, cos'è questa laggata allucinante? Calmati, bro. Madonna mia. Vai.
Questo è morto. Rimane solo Gokuza con mezzo HP. Ostello che ancora si deve autodistruggere. Comunque mi sta laggando in una maniera impressionante. Non so cosa succede. No, male. Questo male. Mettiamo un attimo MVP. Mi sa che ha droppato, anche perché lui non c'ha tanti cover. No, non ha droppato, si è pescato la strike, che è differente. Va bene, ancora l'ultimate con MVP. Te dirò. Ma quando neanche mi muore, se mi sa, eh. Ma neanche mi muore, mi sa. Eh sì, continuiamo a nerfare queste carte. Continuiamo a nerfare queste carte. Ok. Va bene, muori. Non è nemmeno il Vanishing. Può tirare Racing Rush, forse? Giusto, il Rush può tirare. Posso tirare un Tegel in caso. Ok, adesso ho vinto il game. GG, ve l'ho detto. Penso che Loe contro i Droids sia il matchup più semplice che vi possa capitare. Perché tankate Gokuza tranquillamente. Avete gamma per la parte purple. Magari il side di Frieza vi dà un pochino più problemi, sì. Ma comunque avete le SM nerfate. E avete Cell, Gamma e VP che si possono distribuire i danni di Frieza. Li shottate malamente. Last in by non se la può tankare nessuno. E comunque, magari sì, ancora Frieza revive. Levate gamma e fate il trick di farlo rientrare all'ultimo quando manca poco per autodistruggersi. E come avete visto da questo game, Racing Rush parato, ho anche giocato malino, non è che ho giocato bene, eppure abbiamo vinto proprio con tranquillità. Come vi dicevo, i Gammozzi e Droids sono proprio il counter naturale di Gokuza. Ragazzuoli, GG.